Amiche, amici di Rossini TV, oggi siamo all'inaugurazione della nuova, o meglio della seconda sede di In Lingua School, un'attività conosciutissima nella nostra città, conosciutissima anche dai telespettatori di Rossini TV. Vi faremo scoprire nel dettaglio le nuove aule, i nuovi corsi, tutte le attività e andremo ad ascoltare la viva voce dei protagonisti di questa giornata così importante. Siamo con Antonella, Antonella Pirini. Antonella, che bella festa, che bella giornata, che spettacolo di intervento, tra l'altro, che hai fatto davanti a tutto il tuo pubblico e ai tuoi collaboratori. Grazie moltissimo, è stato improvvisato perché volevo scrivermi il discorso, prepararlo e invece l'avevo solo pensato e immaginato chi volevo salutare e ringraziare, quindi sono contenta che sia venuto bene, ma soprattutto di aver visto così tante persone, amici, colleghi di altre parti d'Italia, fornitori, clienti, allievi, appunto insegnanti, collaboratori, vecchi collaboratori in pensione, Mirella, che appunto con cui tu e io avevamo fatto un'intervista insieme a Casa Rossini. Naturalmente mi capita spessissimo quando sono con qualcuno che ho conosciuto, che conosco, che ho apprezzato e che apprezzo, di entrare di slancio, dimenticandomi che poi dall'altra parte dello schermo invece c'è anche qualcuno che non sa di cosa stiamo parlando. Allora, passo indietro, riavvolgiamo leggermente e raccontiamo meglio che abbiamo appena concluso la cerimonia di inaugurazione di questa nuova sede, ma seconda sede di In Lingua School, e ci piace l'idea che chi non era presente possa saperne un po' di più dalle telecamere di Rossini TV. Allora, raccontaci tutto. Bene, In Lingua Pesaro SRL, quattro soci, la mia famiglia. Mia mamma, Maria Teresa Riccardini, papà Pirini Attilio, mio fratello Fabrizio Pirini e io, Antonella Pirini. E chiaramente eravamo piccoli ignari di quello che ci sarebbe successo nella vita e avremmo voluto fare, però già eravamo stati coinvolti nell'SRL di gestione, quindi familiare. E poi, ecco, col passare degli anni sono tornata dai vari viaggi, sono tornata dallo Sri Lanka, l'ultimo viaggio che era prima che cominciassi a lavorare braccio a braccio con mia mamma, e quindi insomma gomito a gomito con lei, man mano ho deciso di portare avanti l'attività di famiglia, di renderla più nuova, di farla crescere con le necessità attuali e man mano farla crescere con persone sempre più giovani, formate, qualificate, di portare avanti anche delle altre attività oltre a quelle di scuola di lingue e traduzioni, e abbiamo portato avanti anche gli esami di certificazione Cambridge, gli esami di certificazione Goethe, siamo diventati punto IELTS, polo universitario Multiversity, quindi Università Telematica, Pegaso, Unimercatorum San Raffaele, e le viaggi studio, quello che insomma man mano si è sviluppato dalla formazione linguistica di inglese, ma non solo, quindi anche di francese, spagnolo, tedesco, italiano per stranieri, per bambini, ma soprattutto per persone che lavorano, quindi mondo del lavoro, e abbiamo iniziato tanto lavoro con le scuole pubbliche private, le scuole pubbliche, scusate, paritarie, e anche con le scuole private, con chiunque avesse la necessità di rendere le lingue migliori e un elemento fondamentale della propria crescita e formazione. Un'attività pionieristicamente aperta nel 1971 in centro, ma che, qui sta la grande novità e la grande idea, non chiude come sede, perché non si sposta qua nella sede nuova, ma si raddoppia. La sede del centro storico resta, e questo secondo me è un segnale straordinario di amore nei confronti della città. Sì, ecco, proprio perché volevamo andare incontro alle esigenze della città, abbiamo deciso di non essere più solamente nel centro storico, dove siamo storicamente appunto dal 1971, la stessa sede in cui mia mamma ha aperto la piccola scuola di lingua in lingua di Pesaro appunto così tanto tempo fa, e siamo ancora lì. Continueremo a essere lì con ampie sale, un nuovissimo laboratorio linguistico dove comunque portiamo avanti gli esami di certificazione, i test e i corsi di formazione, ma ora qui abbiamo parcheggio e quindi abbiamo la possibilità di farci raggiungere da chi non vuole andare a piedi in bicicletta nella nostra sede, ma da chi vuole venire in macchina e parcheggiare. Inoltre, facendo più di 4.000 esami di certificazione all'anno, non solo per Pesaro ma per tutta la regione e non solo, e abbiamo anche tanto materiale cartaceo da trasportare, quindi noi stessi in questo modo abbiamo la possibilità di lavorare con più facilità e diciamo logisticamente in maniera migliore.
diremo quasi un'esigenza pratica di modernità, che però si sposa con la parte storica, emotiva, emozionale di una attività che nasce veramente tanti anni fa e che ha formato tante persone alla scoperta e alla conoscenza delle lingue. Naturalmente l'inglese la fa da padrone, però comunque anche tante altre lingue che avete via via aumentato in base alle necessità del mondo, perché poi questo probabilmente è il punto chiave, no? Stare a vedere che cosa il mondo chiede e dare la possibilità di offrirlo a chi lo cerca e ne trae giovamento. Infatti hai detto bene, ritengo che non ci si debba mai fermare, con l'occhio dobbiamo osservare e capire di che cosa si ha bisogno, di che cosa hanno bisogno oggi i giovani o anche i meno giovani. Di formazione linguistica sì, ma che cosa è cambiato in questa formazione linguistica? L'inglese non è più il saper dire frasi semplici di base, ma è saper comunicare sia a livello personale quando si fa un viaggio di piacere, di turismo, ma anche quando si lavora, quindi un inglese che è specifico per le esigenze o di lavoro o personali, e poi le altre lingue, perché abbiamo detto l'inglese non è più l'unica lingua necessaria, quindi il tedesco assolutamente, e anche per il tedesco oltre alla formazione linguistica possiamo fare esami di certificazione, quindi formarsi e dimostrare e mostrare quello che si è imparato, quello che si conosce a livello, il livello di conoscenza, quindi A1, A2, B1, B2, C1, C2, ci occupiamo noi di tutti questi codici, non vi preoccupate. Siamo noi a fare la valutazione del livello di partenza e a capire anche in maniera specifica che tipo di linguaggio serve, che tipo di comunicazione, più quella orale, più quella scritta, più quindi comunicare attraverso delle mail oppure dei comunicati più formali. Di conseguenza, ecco, le esigenze attuali sono non solo una generica conoscenza linguistica, ma di quale lingua. Abbiamo anche il russo, l'arabo, il cinese, il giapponese, il portoghese, oltre chiaramente all'inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo, l'italiano per stranieri, eccetera. Noi ci formiamo costantemente e ogni anno, per noi intendo dire i nostri insegnanti, ma anche il personale di segreteria, per essere aggiornate coi tempi, per sapere in quale direzione vanno le lingue e anche capire appunto che cosa serve. Per questo siamo diventati anche quest'anno polo universitario Multiversity, proprio perché ormai le persone, abbiamo visto che ci vengono a chiedere, insegnanti per esempio, ma non solo, anche studenti che vogliono portare avanti sia lo studio che il lavoro, ci vengono a chiedere se oltre alle lingue formiamo in altro, quindi abbiamo deciso di dare la possibilità, di offrire la possibilità ai nostri allievi o comunque a coloro che hanno questa esigenza di venire a iscriversi ad un corso universitario nella facoltà in cui vogliono laurearsi, e quindi ecco, portiamo avanti sempre più progetti. Possiamo dire, concludendo, che a questo punto non c'è più nessun alibi, anche quelli che dicono in centro non vado mai, il parcheggio, non hanno più alibi, perché qua viene ovviamente duplicato e anche incrementato tutto quello che viene fatto nella sede storica, questa sede va a integrare la vostra attività, insomma tutti quelli che hanno anche solo voglia di incuriosirsi e di magari provare a pensarci, venendo a trovarvi, trovano se non altro una risposta a questa loro curiosità. Sì, ecco, ci trovate adesso appunto anche in Statale Adriatica all'angolo con Via del Carso, e ci tengo a dire una cosa, tante persone di Pesaro, perché ormai ecco a Pesaro siamo conosciuti da oltre 50 anni, e dicono, in lingua, sì, quella di Via Giolitti. Allora sì, è vero, siamo stati in Via Giolitti, mia madre e mio padre avevano aperto una sede succursale in Via Giolitti anni fa, più di 10 anni fa l'hanno poi chiusa perché non ce n'era più esigenza. La sede storica è sempre rimasta quella di Via San Francesco, quella è sempre stata aperta lì dal 1971, e oggi però per chi vuole una sede a raggiungere in macchina e comunque molto vicino al centro, alla stazione, quindi comoda per tutto quanto, con aule ampie, grandi, sia d'estate che d'inverno, noi siamo anche non solo in centro ma ora anche in Statale Adriatica, non più in Via Giolitti, siamo sempre noi, però sempre aggiornati, sempre al passo coi tempi. E allora cosa diciamo ai telespettatori di Rossini TV a questo punto? Che vi aspettiamo all'Inlingua di Pesaro per imparare una lingua o per un esame di certificazione, per una traduzione, per qualsiasi esigenza collegata alla formazione. Vi aspettiamo o in via San Francesco d'Assisi numero 44 in centro storico o in Statale Adriatica numero 35-37 all'angolo con via del Carso.
col sindaco Matteo Ricci, che abbiamo ascoltato dire una cosa bellissima: quando si apre una nuova attività è importante, quando si espande ancora di più. Bella cosa questa per il Lingua School. Beh, è una iniziativa, un'azienda, un'attività storica nella nostra città che si allarga, una bellissima sede, davvero molto bella, molto accogliente, che è la dimostrazione che delle lingue abbiamo davvero tantissimo bisogno durante tutta la nostra vita. Non è solo una questione nell'età scolare, nell'età nella quale si studia, è proprio, abbiamo bisogno di una formazione costante durante tutta la vita sulle lingue. Sono sempre più importanti per capire il mondo, sono sempre più importanti per il lavoro, per il turismo, per la cultura, e poi per noi essere in questo luogo alla vigilia della capitale della cultura dimostra anche una città che vuole essere sempre più internazionale, quindi spera che grazie alla capitale della cultura possano venire qua anche tante persone dall'estero nei prossimi anni. Quindi davvero complimenti ad In Lingua, a tutte le persone che ci lavorano, che sono tante, ovviamente in questi luoghi troveranno le persone che frequentano, troveranno tantissima competenza, tantissima accoglienza e dei luoghi davvero moderni. Un'attività che esiste dal 1971 in centro storico e fa una scelta eccezionale, quella di non abbandonare il centro storico ma di raddoppiare con una sede più moderna, se vogliamo più raggiungibile. Però ci piace sottolineare questo aspetto del rimanere comunque legati non solo alla sua personale storia ma alla storia della città proprio in centro, in via San Francesco. Beh, certo, perché poi alla fine è importante rimanere dove le persone possono accedere ai servizi e quindi in questo caso la sede storica, il luogo storico rimane anche un elemento dal quale partire per lo sviluppo. Quindi bene, molto bello il percorso fatto, c'era anche tanto entusiasmo, significa che le persone che lavorano qui si trovano molto bene, soprattutto le persone che vengono qua per imparare una lingua trovano appunto persone professionali e anche la capacità di fare il gruppo, di fare squadra per tutte le età. Ho visto persone anche, diciamo, di una certa età che hanno imparato le lingue negli ultimi anni, perché appunto non si smette mai di imparare, a maggior ragione le lingue. Siamo con Valerio Nicolia, presidente del Consorzio delle Scuole Italiane e direttore della Scuola In Lingua di Roma. È un intervento accorato, appassionato, molto in linea comunque con l'atmosfera che si respirava oggi a questa bella inaugurazione, a questo bel momento per la Scuola di Pesaro e anche per la città. Sì, confermo, ho avuto modo di partecipare anche ad altre inaugurazioni, ma devo dire che oggi l'atmosfera che ho respirato, che abbiamo respirato tutti insieme, è stata veramente un'atmosfera magica. C'era molto entusiasmo, molta energia, Antonella è stata bravissima e ho visto un pubblico molto recettivo, molto attento ai temi della formazione e ai temi posti da Antonella. Ci è parso di vedere anche tra il pubblico un bel apprezzamento per questo riferimento al capitalismo familiare, no? Che è un po' lo spirito fondativo ma anche poi di sviluppo di tutto il mondo e di tutto l'ecosistema In Lingua. Sì, assolutamente sì, diciamo che il capitalismo familiare ben si concilia con la storia poi di Lingua Pesaro e di Antonella in particolare, che rappresenta un esempio quasi da manuale di trasferimento di quella che è un'azienda di famiglia, quindi di passaggio generazionale tra una generazione che ha aperto l'attività, che quindi ha costruito la realtà di Lingua Pesaro, e i figli, la figlia, che hanno preso il percorso dei genitori, l'hanno ampliato e portato all'ennesima potenza. Il tutto sotto il grande ombrello della qualità. Esattamente, la qualità sicuramente è quello che contraddistingue un percorso di successo e, come dice appunto Robert Pirsig, la qualità ha la capacità di trasformare noi stessi e le persone che abbiamo intorno, proprio perché trasferisce qualcosa di più del solo lavoro. Siamo con Francesca Panozzo, responsabile dei riconoscimenti Cambridge in Italia, ho detto bene? Ha detto perfettamente, esatto. Mi occupo dei rapporti con le università italiane per fare in modo che gli esami Cambridge abbiano spendibilità per i ragazzi che li sostengono. Uno degli interventi fatti qua nel momento della inaugurazione, della presentazione, è un momento nel quale c'è stata anche una consegna importante, molto molto apprezzata da Antonella. Sì, allora il centro di Pesaro, il centro esami Cambridge di Pesaro, che è In Lingua Pesaro, nasce nel 1992, è uno dei più antichi in Italia perché siamo presenti da più di 90 anni in Italia, però la verità è che è dagli fine degli anni 80 che noi abbiamo, diciamo, diffuso gli esami Cambridge in
Italia. In lingua Pesaro è stato uno dei primi centri esami aperti, come dicevo, e proprio a riconoscenza di questa, diciamo, duraturo rapporto che c'è tra noi e in lingua Pesaro e per il lavoro eccellente svolto in questi anni, abbiamo pensato che era il caso di dare una congratulation letter, quindi proprio dimostrare ad Antonella e al suo staff che noi apprezziamo il lavoro che è stato fatto in questi anni. E allora spieghiamo bene anche ai telespettatori di Rossini TV che cosa vuol dire una certificazione Cambridge. Allora, le certificazioni Cambridge sono degli esami che sono, diciamo, portati avanti da un dipartimento dell'Università di Cambridge per diciamo certificare il livello di inglese per chi non è madrelingua. Per cui perché farli? Perché hanno una grande spendibilità nell'università, come dicevo, in molti casi danno la possibilità di saltare il test di idoneità linguistica all'interno dell'università, soprattutto nella triennale, nella missione anche alle magistrali, e poi chiaramente c'è tutta la spendibilità nelle università estere per le ammissioni. Per cui ecco, nelle scuole statali noi lavoriamo moltissimo attraverso i nostri centri esame proprio per permettere ad una platea sempre più vasta di accedere alla preparazione e all'esame in modo da dare una carta in più ai nostri ragazzi quando finiranno le scuole e quindi approcceranno l'università o anche il mondo del lavoro. Desiree Ferrantino non poteva mancare perché è sia amica che allieva, tra l'altro, allieva di Lingua School e amica di Antonella. E allora, Desiree, raccontaci un po' cosa vuol dire essere amici e soprattutto cosa vuol dire per te e per, a tuo parere, la città in Lingua School. Beh, sull'Antonella l'abbiamo visto questa sera, quindi non posso che dire bene, è una persona speciale. È sicuramente una persona professionale, poi, e anche nella sua scuola si sta benissimo. Io posso dire questa da amica, quindi lei è una persona eccezionale. Da ex allieva posso dire che la sua scuola è la numero uno su Pesaro. Io ho appreso più di quanto ho potuto apprendere nella mia scuola, quindi negli studi passati. E adesso stai utilizzando questa nuova competenza in che modo? Beh, sicuramente al lavoro, perché ovviamente lavorando in un'attività commerciale presente su Pesaro i clienti sono italiani, sono dell'estero, quindi sicuramente ho un approccio migliore con i clienti. E poi nella vita quotidiana, quindi quando mi capita di conoscere delle persone, ecco, che parlano inglese, perché ho fatto un corso di inglese, sono un po' più avanti rispetto a come lo ero prima. Siamo con Marino Guerra, coordinatore provinciale OIPA. La prima domanda è: perché OIPA qua all'inaugurazione di questa nuova sede di In Lingua School? In Lingua School è una ditta che sostiene il nostro operato, quindi siamo qui per ringraziare questa collaborazione che abbiamo, questo sostentamento che ci danno. Siamo un'associazione di puro volontariato e quindi siamo sempre grati verso la cittadinanza quando ci danno un aiuto. Siamo qui anche perché In Lingua dà una cultura internazionale, noi diamo la cultura sul benessere degli animali, quindi collaboriamo anche su questo aspetto. Ecco, allora spieghiamo bene, facciamo capire bene ai telespettatori di Rossini TV che cosa fa OIPA. Cogliamo questa occasione per sottolinearlo, perché OIPA è una di quelle sigle che si sentono, magari si intravedono, però sulle quali alle volte non si approfondisce abbastanza. Invece questa è l'occasione giusta. Allora, noi siamo guardie giurate, abbiamo un decreto prefettizio e abbiamo un potere di controllo e di prevenzione sul benessere degli animali a livello provinciale e quindi agiamo su tutta la provincia di Pesaro Urbino. Abbiamo potere sugli animali di affezione e siamo anche polizia giudiziaria, quindi se c'è un reato sugli animali noi possiamo intervenire. La delegazione OIPA si occupa di collaborare con i canili, i gattili e le oasi feline e invece la mia sezione è le guardie giurate e ci occupiamo appunto di andare a controllare il benessere animale. Allora, a questo punto facciamo capire ai nostri telespettatori cosa devono fare, in che occasione e come fanno per contattarvi e poi una battuta finale sul fatto che chiunque vi può sostenere la facciamo, perché in effetti quando un'associazione è di puro volontariato non si rinuncia mai a ricordare che un contributo è sempre apprezzato e gradito. Allora, i cittadini possono contattarci sia per fare segnalazioni che per fare donazioni tramite il nostro sito internet www.oipapesaro.it, in cui troverete sia la sezione della delegazione che la sezione delle guardie zoofile. E sono sempre bene accette sia volontari nuovi che vogliono darci una mano che donazioni in denaro, perché ovviamente siamo volontari e abbiamo delle uscite per coprire tutta la provincia e per aiutare i nostri piccoli amici.
tra i primi che abbiamo incontrato arrivando qua oggi pomeriggio e non si è fermato un attimo, Matteo De Rosa. Matteo, spiegaci bene, ma te chi sei? Cosa hai fatto? Cosa non faccio? Forse la domanda giusta, perché sono una di quelle persone, cioè, un po' jolly per in lingua, tra le altre cose che così mi piacerebbe citare, la lingua tedesca, una lingua un po' ostica per molte persone, però non con il metodo in lingua, non so se è già stato detto, ma il metodo in lingua privilegia un approccio orale, quindi dimenticatevi grammatica, regole, spiegazioni noiose e si parla subito dal vivo la lingua tedesca in classe con l'insegnante e con i compagni. Quindi io consiglio in lingua per questo, per il metodo diretto e comunicativo e intuitivo soprattutto. Pomeriggio intenso, bella atmosfera, bei discorsi. Per fortuna tutti in italiano, per me e per i telespettatori di Rossini TV.